Bonsoir. Come si vede? Ok. Sposto un attimo così posso leggere la chat. Ditemi se va tutto bene. Voglio sapere se si sente, se si vede. Intanto, un attimo solo, eh. Scamming coming. Se si mette in pausa è perché sto usando un'altra applicazione in questo momento. Ok, rieccoci. Brondi. Sober Metroid. Un gioco che ho voluto giocare tanto e che finalmente posso iniziare. Sono entusiasta. Mi ricordo quando giocai Fusion la prima volta. Oddio, no, il mio primo Metroid è stato proprio il primo, però su Game Boy. Per la serie NES Classic. Infatti ancora ce l'ho, però ho perso ovviamente la scatola perché ero un coglione da piccolo. Super Metroid, Or. Ho perso la scatola, i manuali ancora ce li ho, però non ho più la scatola. Ma Gutroid è molto meglio. Ricordo che lo giocai, mi piacque un sacco il Nestroid, però non l'ho mai finito, mai, 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 perché è veramente difficilissimo. Dopo un anno, due, non ricordo quanto, come regalo della promozione, avevo 10 o 11 anni, non ricordo, forse anche meno, non lo so. Andai in questo negozio di giocattoli. Dove l'ho perso o dove l'ho preso? Nel questo negozio di giocattoli dove. Boh, vendevano anche dei videogiochi ogni tanto, no? E mia madre disse: dai, ti faccio un regalo, scegli quello che vuoi. E ovviamente mi fiondai nella vetrina dei videogiochi. Due in particolare. Dissi: minchia, o uno o l'altro. Uno era Pokémon Zaffiro e non avevo mai avuto un gioco Pokémon, ne avevo sempre sentito parlare, li avevo forse giocati da qualcuno qualche volta, ma mai avuti Pokémon prima di quello. Ma l'altro era Metroid Fusion e ho scelto Metroid Fusion perché avevo Nestroid e dissi, ah minchia, però lo conosco questo Metroid, mi era piaciuto il primo che ho, quindi boh, magari questo qui è ancora meglio. E niente, ho comprato Fusion alla fine, poi di lì è tutta una storia perché ci ho messo 5 anni a finirlo. Intanto ditemi se il volume del gioco è troppo alto, che nel caso lo abbasso. Niente, ci ho messo 5 anni a finire Fusion perché mi cacavo sotto di alcune cose. Boh, niente, è stato molto bello però, soprattutto il giorno che l'ho finito, mi ricordo ero in primo superiore, tra l'altro. Ed ero contentissimo quando l'ho finito. E niente, poi mi sono appassionato a Metroid. Ho iniziato a guardare anche le speedrun. Quindi shoutout to JRP. Perché da lui ho imparato la speedrun di Fusion. Che tra l'altro, forse in questi giorni, se ci ho sbatta, magari una la faccio. E niente, è arrivato il momento anche di giocare a Super Metroid. Perché ho comprato quando è uscito al Day One l'edizione limitata di Samus Returns. Ho recuperato Zero Mission in condizioni boh minchia perfette. Ho Fusion in giapponese, sigillato dal 2002. Devo fare Summon? Proviamo. Visto che ci starebbe qui. Allora, facciamo così. Summon. E funziona? Non lo so. Eccomi qua. Allora. Ah, ok. Mi linki qualcosa?
Perché sono letteralmente impedito. Lo faccio volentieri, però. E niente, dicevo. Ho recuperato un po' di roba Metroid. Linkamelo in privato. Ho recuperato un po' di roba Metroid e. Boh, questo qui l'ho provato un pochettino sulla Switch quando è uscito l'online. Quindi c'era anche questo. Ho fatto alcune cosine simpatiche che magari boh, vi farò vedere quando mi arriva il. Come si chiama? Cazzo, si chiama lo Shadowcast per streamare dalla Switch. E. Porca puttana, se i trick sono difficili, soprattutto alcuni che non credo proverò in questa run. Voglio farmi una run seria per cazzi miei. Allora. Un attimo. Vado qui, copia Ling. Così aggiungiamo Fantoon. E devo andare nella chat e fare summon. Ok, adesso Fantoon è presente sui nostri schermi. E direi che possiamo iniziare. Ringrazio Lucent per l'aiuto. Primi chat, dai summon, ovviamente. Ok, perfetto, ti ringrazio. Beh, direi che è ora di iniziare questo giuoco. Andiamo. Vai, Mia, il primo che becca. Se voi scrivete quella roba lì, punto esclamativo Mia, tutto attaccato, vi dà i culi praticamente, da 0 a 100, mi pare. Il primo che prende 0, 69 e 100, non lo so, vince un premio che poi deciderò in futuro. Controller, non lo so, mi consigliate qualcosa? Io inizio, vaffanculo, basta. The Last last Metroid Metroid is in in captivity. captivity. The galaxy The galaxy is at is at peace. peace. Che brutta voce. Ma perché poi c'è il tedesco? Non me ne frega niente. Lo dovevo togliere. Vabbè, questa è la storia. Vai, vai. Fa vedere che lei ha già sconfitto Mother Brain. Che tra l'altro è il nome del mio computer. Guarda, ho anche quella giapponese, effettivamente. Se vuoi metto quella, ma. Boh, è uguale, credo. Quella giapponese cos'è? Più veloce? Nel caso switch immediatamente. Se è più veloce quella giapponese, metto quella, perché la ROM ce l'ho. Heimdallpen SR388 Ausrotten. Metto quella giapponese, andiamo con quella giapponese. Dai, tanto ce l'ho, ragazzi, un attimo che. Te. Vai, giochiamo questa. Ah, tra l'altro, vedi, c'è un file già iniziato perché avevo provato a fare due cazzate. Cambiano le strade, ma tanto non devo speedrunnare, è un gioco mio. Allora. Andiamo con il file B. English text. No. Controller, va bene così. The last Metroid is in Oh. captivity. Aspetta che The mi avvicino il galaxy telefono. is at Che se mi peace. arriva un alert non lo vedo. Che poi ci rimasi male quando scoprì giocando a Fusion la prima volta che era il quarto. Dissi, minchia. Quindi dal primo che ho giocato ce ne sono usciti altri due e poi questo. Non sapendo che era già uscito anche Prime. Zero Mission anche. Ok. Ah, per fortuna avevo la ROM perché l'avevo già scaricata tempo fa. Qui è quando trova il Baby Metroid.
che bellino. Chissà come me la cavo. Mi ricordo che giocando ho il problema, vedendo da Fusion, che mirando diagonalmente ho delle difficoltà. Perché Fusion fa LR e qua invece è solo uno di due tasti. Forse sono entrambi che vanno bene come tasto unico. Beh, lei ha consegnato qua il Metroid a licenziati. Per fare ricerche pacifiche. Cazzo, che bello doveva essere sto gioco nel 94, mamma mia. Perché come al solito, quando tutto sembra andare bene, Nightbot è rotto il cazzo. Aspetta che non ho attivato Streamlabs. Un attimo solo, fermi tutti, questa è una rapa piccola. Eccolo qua, Streamlabs. Che se qualcuno mi fa donazioni che è impazzito, non le vedo. Vediamo un attimo. Ok, dovrebbe essere tutto a posto adesso. La birra è in pericolo. Dobbiamo intervenire subito. Che bello, finalmente, madonna. Eccolo, scam in progress, attenzione. What? Allora, devo capire un attimo i tasti. Questo è per sparare, questo è per saltare, questo non so a che serve, e questo è per correre, giusto? Mi devo abituare ai tasti, ragazzi. Wow, 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 wow. Qual è per correre? La A? Sì. Ma è scomodissimo correre, scusatemi. Devo avere le zampe a gallina praticamente per correre. Grazie del beat. Allora, se non vedete i messaggi è perché li ho impostati a un minimo di 10. Eccolo, riduri. Vai, con le zampe a gallina. Beh, stavo premendo su e non correva. No. Tan 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 tan. No. E dai. No. Che palle che non gira. Oh. Ma porca la miseria. Ok, andiamo. È uno scam totale tutto il gioco in realtà. È uno scam totale tutto il gioco. Planet Zebes. Zebes. Che poi sembra molto Venere. Questo pianeta, secondo me è molto ispirato a Venere. Grazie. Aspetta che c'è text to speech. Samos, città del Vaticano, Saint Pierre e Michelon Ceres essere ui. Ui. Giustissimo, grazie Lucent. Allora, ovviamente non sono completamente blind, ho guardato un milione di speedrun anche su questo gioco. Quindi bene o male so dove andare, so quali sono i boss. Ah no, si va prima qui sotto, mi ricordo. So fare anche il Moonfall in teoria, soltanto che non mi ricordo le combinazioni di tasti. Devo vedere una roba. Allora, R in alto, L in basso. O no? Sì. Madonna che bordello. Preferisco di gran lunga Fusion. Vediamo se riesco a fare il... L'ho messa il... Aspetta, com'era?
Mi ricordate come si fa il moonwalk? Sempre se ho l'opzione attiva, però aspetta. Non mi ricordo. L'ho fatto su Switch, ma non mi ricordo se l'ho fatto qui. Non mi ricordo, va bene. Sì, c'è nelle impostazioni. Difatti su Switch l'ho fatto, poi vi faccio vedere quando ho lo Shadowcast. Sì, lo so, non ricordavo se l'ho abilitato o meno. Vabbè, ma poco male, tanto non è che ci serva. Oh, e siamo all'intro di Metroid 1. L'è sotto, giusto? Sì. C'è cerchiamo di prendere anche più roba possibile, perché... Su Switch ho fatto l'errore di provare la speedrun a cazzo senza sapere niente. E sono arrivato a Phantoon underlivellato praticamente. Arrivo la scam train in Italia. Allora, ma adesso faccio vedere io a Zoe, Scotty e tutti gli altri come si gioca. Niente, dai, si torna su e provo ad andare a destra. Non mi fate spoiler sulla roba che magari non trovo. Per esempio, come si fa? Madonna, che palle usare i missili con Select. Non ce la faccio. È scomodo. Allora. Eccoli qua. Guarda, l'unico speed scam che so fare è quello di Matrix Fission. E basta. Che fastidio sti tasti, non li comprendo. Mai avuto uno SNES comunque, mi piacerebbe averlo, ma... Torniamo giù e adesso andiamo a fare bomb chorizo. Voglio le bombes, così scopriamo i segreti criptici. Ah, è vero che stanno ste merde, mo. Via. Vai, spara. Guarda che schivata, mamma mia. E ora faccio una bella climb adesso, guarda. Giustamente. Come cazzo si fa? No, la voglio fare bene. Oh, facciamo di qua. Mamma mia, ragazzi, campione di speedrun. Chi cazzo le sa fare ste cose? Dai. Ehi. Vabbè. Oh, Madonna, perché non sale? Non si aggrappa. Oh! Ragazzi, li ho colpiti tutti. Ma perché non va dietro lì? Ancora? Dove cazzo stava quello? Vabbè, quella parte è impossibile, letteralmente. Anche questa. Non riesco ad andare nei buchi. Ed è un problema perché giustamente se poi le ragazze dicono, oh, ma che cazzo. Ehi, l'ho fatto. Ehi. Che cazzo. Madonna, mamma ammazza. Oh, e gira. 7 minuti in questa stanza e basta, no?
Quanti cazzo ce ne stanno? Scusate. Ehi. Allora, fatemi fare con calma che qua... Oh, qua per esempio che cosa c'è? Salvataggio? No, c'è una stanza. Giusto, entrano bombe, quindi che cazzo vado a fare? Allora, adesso da che parte devo andare? Qui ci posso andare. Con calma che ci arriviamo a Bomb Chorizo. AR che nazione, scusatemi. Sì. Sì! Madonna, ho sbagliato tasto. Salva. Beh? Devo rientrare nella stanza se faccio no. Ma che cazzata è, scusatemi. Oi. Il peggior giocatore di Super Metroid che abbiate mai visto. Sì. Ah, Argentina, giusto. No, io sto pensando tipo Andorra, non so perché. Allora. Andiamo di qua. E dai. Adesso si corre. Aspetta che ho sbagliato, non stavo tenendo la corsa. Ok. E Bomb Chorizo sia. Scusatemi, non so fare gli strati. Chorizo Skip? È vero, addì. No, ragazzi, non ci sono riuscito. Disiscrivetevi dal canale. Togliete il mi piace. Attenzione allo skip, prova lui. Ah, perché non sto usando i missili? Sono un coglione. Ma dai, stronzo. E dai. Oh. Nonno, se sono scarso. Dai, però l'abbiamo fatto. Scam, Pierre e Miquelon. Oh. Andiamo, andiamo, che adesso abbiamo le bombe. Allora, ragazzi, io sta roba ho provato a farla, ma sono completamente negato. So come si fa, l'ho fatta anche su Switch una volta. Ma non mi chiedete di farla, perché non riesco a farla. BT Skip è più facile su palle, ma il resto di strat no. Ok. Guarda, proverò soltanto quelli che mi sentirò di fare. Da che parte si andava adesso? Ah, sì, sì, mi ricordo. Nonna che culi. Ah, alzati. Come faccio a far alzare più in fretta? Qui c'è un energy tank, tra l'altro. Porco il demonio. Sì, la CD Blue Jay infatti l'ho fatta su... Ah già, questi coi missili si fanno, cazzo. Dammi drop. Tiè. Allora, qui ci stanno le statue, togliamo i missili, andiamo. Corri. Che cazzo è successo? Ah, se sparo contro ste cose escono i cazzini, ok. I famosi cazzini. Qui niente. Poi devo provare a fare i salti con le bombe. Pippo. Bevo un goccio d'acqua. Oh, che bella questa musica. Ok, a destra c'è lo strat del...
della speedball praticamente. Aia. Ehi, quanto giù sto andando. Allora, apriamo tutte le porte. A cominciare da quelle più in alto, però. Che sarebbero queste, credo, no? Sì. Andiamo prima di qua. Ti mette i messaggi così perché te li banna Nightbot, per caso? Che non lo so. Ehi. Madonna che bordello sto mostro. Mi è caccato il cazzo. Attenzione. Mockball? Ah, la mappa. Figo. Ok. Perfetto, il sabotaggio sta lì. Quella stanza potremmo pure provarla, effettivamente, perché abbiamo i super missili. Qua non c'è nient'altro? Io non lo vedo. Va bene, dai. Qua pare non esserci nulla. Ah. Guarda che schiatto per ste cazzate. Devo ammazzare tutti? Cazzo. Ottimo. Tre missili per un mostro che ne chiedeva uno. Allora, andiamo al salvataggio innanzitutto. Che palle. Preferisco Zero Mission, che ci vuole soltanto un missile per le porte rosse. Ti rallenta inutilmente. Sì, sì, poi controllo. Ok, andiamo. Madonna, che cazzo gli sono fatto la porta. Allora, proviamo quella stanza. Sono caduto. E gira. Oh. Ah, non ho i missili, li posso farmare però. Certo, se avessi più vita magari. Un altro. No, mi devi dare la vita, sì, il missile. Qui, occhio. Yes. Andiamo un attimo su. Allora, questo strat l'ho fatto anche su Switch. Ho sbagliato, ho sprecato tutti i missili. Oh. Come cazzo si faceva? Ah no, devo saltare nella porta. Fermi, fermi, lo so, lo so. Ci provo. Devo saltare nella porta. Vabbè. Perché qua se andiamo di qui veniamo chiusi. Però almeno prendiamo questi missili. Ci ho messo un po' per farlo su Switch, ma poi ci sono riuscito. Farmiamo un po' che ci serve. Andiamo belli carichi. Senti, in teoria so prenderli. Perché l'ho fatto su Switch, ma... Ok, fatto. So prenderli, però non... Non so, c'è un altro modo? Posso riprovare? Mica son bravo io. Qual era lo strat? Aspetta. Aia. Facciamo un tentativo, se no andiamo avanti. Tanto, voglio dire, la strada c'è. Sbattuto contro il soffitto, no? Yes. Solo Mockball. Ma non la so fare. L'avevo fatta su Switch, ma non ricordo come.
Che forse è questo. Ah, che palle. Devi saltare mentre entri. Ah, ho sbagliato. Ragazzi, faccio altri tipo 5 tentativi, non di più, poi basta. Ma non c'ho voglia di fare pratica, voglio giocare il gioco. Lo so, mi manca qualcosa. Perché so che ti devi tipo... devi guardare in basso e poi devi fare giù-destra praticamente. Aspetta che forse è questa. No. Beh ragazzi, andiamo avanti, dai. Non c'ho voglia, onestamente. Perché su Switch qualche trick l'ho fatto, ma per conto mio, ci ho messo ore, non ho voglia di... di rompervi il cazzo. Allora, intanto risalvo, perché sto pieno di energy e ammo. Guarda, onestamente preferisco i missili normali adesso. Tanto adesso ne troviamo un sacco. Ora, scendiamo. La mappa. Allora, lì c'è un potenziamento e lo prendiamo. Quindi, via di qua. Che c'è qui? Cosa sono quelle robe? Fanno luce? Sì, minchia, non le devo più rompere, mi sa. Aspetta. Ok. Yeah. Ah, ok, non era un potenziamento. Fermi. Perché solitamente quella roba significa che c'è qualcosa. Aspetta. Quando sulla mappa c'è quel simbolo, solitamente vuol dire che c'è un potenziamento da qualche parte. Non credo sia solo questo. Mettiamo bombe ovunque. Sarà importantissimo trovare la spring ball tra un po', eh. Che già mi sono rotto il cazzo. Non saprei, non si è rivelato niente qui. Poi ci torniamo. Ok, abbiamo sprecato dei missili, ma non fa niente, li abbiamo ricaricati. E qui sotto? Power bombs. Ci sta anche, però preferisco la spring ball. Qua me la ricordo, la vespa del demonio di Cristo. Bella. Ok, andiamo avanti. Ah, ce ne sta un'altra, è vero. Ancora? Quante cazzo siete? Nella speedrun è una, tipo. Non ce ne sta un'altra? Guarda che strat, incredibile. Oh. Qua? Super cinesi si chiama in italiano. Ehi! Con un missile si ammazzano? No. Quindi devo tipo correre. Ma che cazzo dici? Allora, prendiamo il charge beam che sta tipo qui. Oh, dai! Incredibile. Un dodging mai visto.
Mi sa che ho sbagliato pure. E infatti. Era di qua. Ma farmiamo un po'. Missilini. Ok, andiamo. Prendiamo i missili. Poi ci andiamo belli belli di qua, che c'è un bel potenziamento. Ehi, charge bean. Adesso il nostro fagiolo si può caricare. E sempre gigabombe, ok. Oh, sbagliato. Dai, Samos. Porco il demonio. Ok. Ah, è vero, qua c'è il super. E allora, aspetta. Dobbiamo reworkare il nostro itinerario. Charge... aspetta che lo facciamo. Sbinna la Samos! Allora, devo provare ad andare lì sopra, quindi. Allora, di lì non si può andare. Scamos. Basta. Power bombs. Lì c'è un potenziamento, quindi lo andiamo a prendere. Ehi! Fuck. Lo scam è arrivato. Ehi! Allora, lo porta da questa parte. Credo sia di lì, aspetta. Ci arriviamo con i bomb jump. Devo prendere il tempo. Che palle. Non credo si possa fare... eh no. Ok, questo lo dobbiamo prendere dopo anche. Lo so. Mappa. Vediamo un attimo. Allora, ci sono delle stanze. Provo a salire. Allora, se proprio mi trovo in difficoltà lo vado a prendere, se no... si può comunque continuare. Oh, noi siamo arrivati di qua, per cui... saliamo. No. Occhio. Ho sbagliato. Bomba. Yeah. Ti salviamo. Ah, che palle, mi confondo con i tasti. Maledetto controller Xbox. Mi scamma anche il salvataggio. Let's go. Ora. Occhio qua. Madonna, perché sbaglio sempre. Full vita, andiamo. Yes. Oh cazzo. Ok, questi è meglio farli con i missili, abbiamo capito. Bravo. Bravo due. Ok, ne basta uno. Quanti ce ne sono ancora? What are those? Niente. Mi puzza sta stanza, però. Pare non ci sia niente per il momento. Che c'è qua? Oh, cazzo! Ti 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 ti.
Oh merda. No. Beh. Quando apre l'occhio. Oh no. È Nettori però più brutto. Eh no, sì, un missile alla volta non lo farò mai. Perché la porta è super missile adesso? Apri questo cazzo di occhio. Ma lo posso colpire? No, eh? Sì, però ci devi mettere anche di meno. È un po' una palla. Questo nella 100% si fa? Mi sa che fa prima il suono e poi inizia ad aprire, quindi devo stare attento al suono. Dai, che palle! Veramente palloso come boss. Adesso inizio a saltare. Ehi! Quando cazzo muore? Guarda che si è velocizzato. Impazzito. Che cazzo faccio? Ho messo i missili per sbaglio. No. Ok, ho capito la difficoltà qual è. E quando fa questa fase qui che... E dai. Basta. Mo schiatto, guarda. Non c'è un safe spot? Tipo. Un po' di vita però. No, 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 sto schiattando, guarda, eh. Che palle, pure contro sti boss del cazzo devo schiattare. Energy, energy. Oh. Attenzione, primo boss, first try. Che poi non è un boss, era un mini boss questo. Ah, però guarda, ci apre la via per... basta sta musica, l'ho sconfitto. L'ho sconfitto, dai. Che potenziamento c'è? Niente? Ok, ho fatto. Qua si va giù? Sì. Si vedeva dalla mappa. Aha. Aha. Zubermezzile. Nice. Ok. Sicuri che non si possa andare da nessuna parte? E soprattutto, mica ci sta qualcosa qui dentro? Oh, salta. Beh? Mi viene più facile fare single wall jump, guarda. Se lo fa, magari. Niente, vabbè, ci rinuncio. Allora, alzati. Dove andiamo? Ah. Ma basta, tutto super missile adesso. Pure questo? No. Meno male, va. Ora, c'era... No, 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 fa. C'era una porta... Che era in questa stanza, mi pare. Allora, quella di sopra mi pare fosse gigabomba. Sì. Mentre quella del super missile era sotto. Esatto, vai. Ah,
Ah, ok, so dove siamo. Dai, però, si abbassano. Che pezzi di merda. Oh! No, che palle. So che posso usare i missili, ragazzi, però non li uso per il momento. Più che altro devo abituarmi a usarli. Eccoli. Ah, no, cazzo, non l'ho visto. Ehi, quanti drop. Questi li elimino. Ok. No, voglio provare a fare la mockball. Sì. No, dai, si può fare. Aspetta che mi sa che qua mi ricordo. No, quasi mi sa, aspetta. Che palle, l'ho perso. Vabbè, senti. Oh, e sali. Via. È tipo così. Allora, Red Tower me la faccio, però. Questa più o meno mi ricordo. Allora. Com'era? Aspetta, che questa la so fare. Se mi fa il piacere, magari. No, dai, che questa è facile. In realtà posso farla in due modi. Questa. Perdo il tempo col terzo, perché è messo in modo diverso rispetto agli altri. Porco demonio. Tranquillo che la so fare. Ok, ora devo rifarlo. Ah, quasi. Cazzo. Aspetta, voglio prima trovare il salvataggio. C'è un salvataggio nelle vicinanze? Spero di sì. Porco il demonio. Ah, però qua mi posso ricaricare, vedi? No, dai. Cazzo faccio? 69, ragazzi, attenzione. Dai che si fa questa. Porco cazzo. Sono un po' inconsistent su... cazzo, dai. Bravissimo. No, non l'ho fatto. Guarda, la faccio... con lo strat che so fare io, cioè questo. Fammeli cancellare. Ok, dai che lo faccio. Guarda che bestemmio, eh. Madonna. Oddio, non ha neanche senso andare a farmare adesso. Quando sto sotto i 50 facciamo, dai. Ah, aspetta che c'era un punto particolare dove saltare. Ecco perché non lo sto sbagliando.
Devo saltare un po' più in giù, mi pare. Che palle. Quasi, c'ero vicino. Dai, mi ha cancellato di nuovo. Aspetta, eh. Voglio le gigabombe. No, porca... Guarda che le tiro, eh. Va bene. Ah! 69 di nuovo. Andiamo a farmare un attimo. Tanto per 69 bit ci sta il tizio che fa noise. Ho sbagliato. Perfetto. Fatto, aspetta, fatto. Che cazzo sto andando? Ehi. Dai, voglio le gigabombe. Oh. Beh, può essere così? No, eh? Ah, porca puttana. Porca la puttana troia. Ta 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 ta. Stasera mi ammazzo in live. Bugia, sto scherzando. Perché ho sparato due volte? Devo capire dove saltare. L'avrò rotto? Solo Dio lo sa. Lo sapeva e non mi ha detto niente. E dai. Red Tower sembra veramente una cazzata, ma ogni volta ci perdi la vita. Dai, che voglio le gigabombe, mannaggia il clero. No, che cazzo faccio? Ma perché? Madonna, che fastidio che... A volte non prende lo spin. Samus, fai uscire il Sebastian Vettel che è in te, please. No, che... era mio. Cazzo. No, un'altra volta? Ma dai, che cazzo. So che ci sto molto... non l'ho fatto. Ci sono molto vicino. Ma si può fare anche dall'altra parte? Perché mi pare che Scotty forse l'ho visto fare o Zosti. Che saltano da questa parte tipo a un certo punto, a destra. Vanno a destra. Comunque sto andando troppo in alto, ecco perché sbaglio. Uffa. Dai. Si può fare. Lo spin. Porca puttana. No, qua mi fisso perché lo voglio fare, lo so fare. Uno dei più facili tra gli strat. Perché non salti come dico io? Perché? Perché? Chi è? Sono morto.
Ah, non ho preso questo. Samos spinnala San Pierre Michelon, 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 Samos. Grazie Lucent, grazie. Spinnala San Pierre Michelon, Samos spinnala San Pierre Michelon. Attenzione, non finisce più. Ecco. Pierre Michelon, Samos spinnala San Pierre Michelon, Samos spinnala. Grazie mille. Basta. Spinnala San Pierre Michelon. E che cazzi, merda. Oh. Allora, ragazzi, ultimo tentativo, se no vado avanti. Ecco. Gli alert sono bassi. Vedo se aumento il volume da Streamlabs, un attimo solo. Allora, la voce devo aumentare più che altro, quindi alert. Allora, dove cazzo sta? Donazioni, bit. Ecco qua, text to speech, volume, guarda, lo sparo a 100. E salvo, e faccio la stessa cosa per le donazioni. Donazioni, text to speech, volume a 100. Più di così non posso fare. Se il gioco è un po' troppo alto, me lo dite, che magari abbasso quello. Anzi, vediamo. Non me lo dà. Vediamo. Boh, il gioco sta abbastanza bene, effettivamente. Allora, riproviamo. No. Porco il demonio. Ah, quasi. Devo andare un altro più in basso. Mannaggia al Cristo Redentore. Che tutte le anime ha voluto salvare. E dai. Comunque Fusion è molto più facile da imparare. Secondo me. Ma perché sono più facili anche i comandi. Oh Cristo. Quanto vorrei avere già il fagiolo di ghiaccio, guarda. Che poi il problema è che se non ti trovi in sync all'inizio e non fai lo strat perfetto subito, ma dai, vabbè ragazzi, vado avanti, scusatemi, mi sono rotto il cazzo. E dai. Carichiamoci. E sti cazzi. Non ci voglio perdere la vita. Ok, andiamo. Ehi, che cos'è? Che cos'è? Cos'era? I cazzetti che si attaccano. Qui sotto, qua. C'è una roba. Peccato perché potremmo aprire quella porta e anche quell'altra di prima. Voglio prima vedere, aspetta, cosa c'è di qua. Un gazzo, credo. Andiamo giù. Lo sapevo. Apriamo quella prima. Oh. Energia. Ah no, ok, forse i palini vogliono dire che c'è anche uno di questi cosi, è perfetto. Perché anche dove c'erano i missili prima ce n'era uno. Qua avrò le gigabombe però a controllare. Qua non c'è niente. Ok. Ah, aspetta che... Is this... Credo sia questa, ma non vorrei dire cazzate.
No, forse la prossima. C'era una stanza dove si andava su. È questa qua. Ehi. Oplala. Samus, però scegliamo i missili giusti la prossima volta, eh? Che dici? Non scammare. Spazer. Un prodotto per pulire a terra. Lo Spazer. Tipo lo Swiffer. Allora, volevo controllare giusto se c'è qualcosa nei paraggi. Che appare le gigabombe farebbe veramente comodo. Lo Spazer è tedesco. Ehi, ehi, no, 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 lasciami stare, lasciami stare. Che cazzo? Oh, come si esce da questa situazione? Questo è uno porca puttana. San Pietro mi fa una sega, guarda. Devo andarmi a ricaricare un attimo. Porco demonio. Ma cosa sono questi stati che non esistono? Un attimo a ricaricarmi, scusate. Grazie comunque per i bit. Ok. Andiamo. Io non voglio immaginare Turian come sarà. Vabbè che ci arriverò tipo bardatissimo, neanche fossi... Non lo so, un personaggio forte. Ok, andiamo. Lo Spazer. Maridia? Ah, che bello. Tra l'altro so che se tu metti la gigabomba ed esplode nel momento in cui stai attraversando la stanza, il gioco crash. Andiamo da Craig prima? Qua dove andiamo? Upper Northfare? Non ricordo. Se è Norfair, torniamo su, ma mi sa che è Norfair. Sì. E allora andiamo su. Chi è? Sono sempre morto. Compra Spazer per pulire casa, ufficio, la mona della Madonna e Cristo in croce. Gentilmente offerto da Germano Mosconi e dalla CEI Saint-Pierre Michelon, città del Vaticano. Spazer, Spazer, Spazer. Spazer. Spazer, 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 Scam, Ridia. Ho inventato il meme dello Spazer. Allora, lì sopra ci si può andare. C'è niente. Aspetta, eh. Magari nella stanza sotto, non lo so. Aspetta. Qualcosa c'è. No, c'è il modo. So che il modo c'è... Ah, beh, oddio, potrei fare effettivamente una roba intelligente. Tiè. E porco il cazzo, però. Quanti me ne dovete far sprecare? No, ho sbattuto contro il soffitto. No. E ora provo. Fatto. Però aspettate, perché qui sotto c'è qualcosa. Magari nella prossima stanza. Però mi ricordo che qua c'è l'ascensore, quindi come cazzo si prende? No. Ho sbagliato io. Andiamo da Craig. Devo ammazzare tutti? Ma non posso proprio andarci qui adesso.
Tiene caricato il raggio? Sì. Bella. Mannaggia. Grande spazzer. Sì, ok. Voglio prima vedere qua. Se non c'è qualcosa. Stanza di salvataggiolo. Salto, salviamo, sì. Però abbiamo poche munizioni, eh. Tanto Craig vorrei ucciderlo con gli strati incredibili, però non sono assolutamente in grado di farlo. Dove cazzo è? Aspetta, era... Lì, era lì? Ok. Craig Professional Equipment. Altro che la Bose. Oh. Aspetta che so che c'è una stanza da ste parti pure. Oh, mini Craig, attenzione. No. Beh. Non tocca. Ok. Da queste parti dovrebbe starci una stanza qui sopra. Che non ricordo cosa sia però. Ah, ok, perfetto. Madonna, che brutta hitbox. Ok. Pronti? Io no. Non droppano proprio niente quando sono full. Allora sti cazzi. Aia. Pronti? Io no. Proviamo così, aspetta. Non voglio sprecarli. Beh? Lo sapevo. Veloce adesso. Dai, ogni volta che apre la bocca io sto col raggio però. Che palle. Aia. Ma che fast kill che non la so fare. Minchia. Apri sta cazzo di bocca che ti sparo 5 di questi. Anche se ne ho 4. Apri. Bella. Ciao Hamster, buonasera. Tutto bene? Ehi, grazie per esserti collegato. Apri. Sto schiattando e non l'ho mai colpito praticamente. Bella. Attenzione. Un po' di vita, please. No, merda, ho sbagliato. Occhio che ci manca poca vita, ma anche lui. Visto? Io faccio anche le speedrun di Fusion ogni tanto. Cioè, ho appena ripreso, in teoria. Andato. Quindi anche lei è un fan di Metroid. Benvenuto, benvenuto. Varia Suits. Dai, cazzo. Pure Craig a primo colpo. Ora, voglio vedere se c'è qualcosa qui. È vero. Cioè, non per vantarmi, ma su Fusion sono abbastanza bravo. Quel PB prima o poi lo miglioro, cazzo. Posso migliorare di 11 minuti. Bravo. Guarda, prendo danno da tutto.
No. Porca puttana. Ciao Dadone, tutto a posto? Sì, vero. Ma perché qui, almeno in Italia, vedo che Metroid è abbastanza di nicchia come gioco. Lo è sempre stato. Anche tra i fan Nintendo, ci sono pochi che lo apprezzano veramente. È vero, è un peccato. È un peccato davvero, sì. Fanculo, va. Guarda che strat. Nightbot, stai calmo, porca puttana, ti devo cambiare. Devo mettere Stream Elements, che secondo me è meglio. No, che cazzo sto facendo? No. Vedi perché dico che Fusion è più bello, cioè è fatto meglio. Dov'è l'altro? Ah, li ho ammazzati tutti, ok. Salviamo. I tuoi Metroid preferiti quali sono, Hamster? Ecco, sto cercando di scoprire anche io se è inarrivabile. Perché l'ho visto tante volte, ma è la prima volta che lo gioco per davvero. Comunque posso dirti che secondo me Fusion è sottovalutatissimo e buona parte della community Metroid proprio lo schifa un pochino e secondo me non lo merita. Anche Zero Mission è ottimo. Prime 1 e Super Metroid sono i preferiti, ok. Prime 1 ce l'ho qui sopra, guarda, te lo faccio vedere perché l'ho preso da poco. Aspetta! Che riflessi. Ok. Vi potrei far vedere tutta la collezione, effettivamente. L'ho recuperato da poco. Ottime condizioni anche. Zero Mission ce l'ho qui. Allora, adesso vi faccio vedere. Questo è il mio Zero Mission, ok? Non so se si vede quanto. Anzi, cambio proprio schermata, un attimo. Allora, questo è il mio Zero Mission. Guardate un attimo. Non so se mette bene a fuoco, però è letteralmente perfetto. Dite un prezzo, secondo voi quanto l'ho pagato? Torno qua. Un attimo. Dite un prezzo, quanto posso averlo pagato? Vi dico che Zero Mission non lo trovate a meno di 70-80 € in quelle condizioni. No. 2 euro sarebbe stato uno scam. Allora, un attimo che è scomparso emulatore. Vedo un attimo se torno. Ok, ci siamo. Allora, compresa spedizione, l'ho pagato 45. Ed erano tipo 10 euro di spedizione. Ah, porca puttana. Ok. Ah, qui c'è un energy tank, vero? Sì, mi ricordavo bene. No, no, l'ho pagato 45, però in quelle condizioni su eBay lo vedo anche a molto più di 100. Lo vedo anche a 150, 200, eh. Quindi mi sento abbastanza fortunato. Ma l'ho cercato per parecchio. È stato molto gentile il tizio che me l'ha venduto e quando mi è arrivato gli ho mandato un messaggio. Quando l'ho finito praticamente, ci ho messo 3 ore compresa la pausa pranzo. È letteralmente finito qua, non c'è nient'altro. Cioè, credi è solo quello? Che merda. Dai, non credo. È un ottimo prezzo per come sta messo. E poi vabbè, vi ho fatto vedere Fusion, che ho la versione giapponese. Zero Mission in giapponese lo vorrei io anche, però sempre con la scatola. Vi faccio vedere Fusion, che ve l'ho già fatto vedere in realtà. Opla. Questo è il mio pezzo forte. Questo l'ho pagato 65. E la plastica ce l'ho messa io da poco. L'ho pagato 65 perché avevo un'offerta di eBay che mi diceva: ah, guarda, c'hai uno sconto di 15 euro su quello che vuoi.
detto, beh, è il momento. C'era un tizio che lo vendeva a 80. Sì, ma io qui sopra ho tipo tutti gli amiibo, ho un Metroid di... quant'è? Non so quanti centimetri sia, è scritto in pollici. Allora, torniamo qui. Guarda che faccio le cose pazze. Uffa. Ok, adesso. Sono pochini e soprattutto stanno aumentando un sacco di valore. Se tu adesso cerchi Super Metroid, ad esempio io quello per Famicom lo stavo cercando, avevo trovato una copia in ottime condizioni a 70 euro, però non siamo riusciti ad arrivare all'accordo e quindi non l'ho comprata. Adesso non lo trovi a meno di... nelle stesse condizioni, meno di 90-100 euro. Più c'è uno strano, anch'io ce l'ho nel Game Boy, è la mia prima copia, ma non... non sta messo bene il resto, cioè la scatola non so dove sia finita. Anche 250, sì, quello PAL costa tantissimo, ma prima o poi me lo prendo. Dove sto andando? Devo andare qui a destra, quindi devo salire. A sinistra, scusatemi. Fammi tutta questa strada all'indietro. Aia. Stanno salendo veramente tanto i prezzi. Anche di, per esempio, della Trilogy. Di Prime Echoes, che ho anche quello. No. Esci. Mannaggia. Fermo tu. Mannaggia il cazzo. Potrei andare direttamente qua. Lo sapevo. E lasciami stare. Un'altra volta. Come si esce di qua, porca puttana? Ragazzi, sto morendo. Oh! Perché non salta? Oh. NES Classic per Game Boy l'ho pagata 30 euro parecchi anni fa. Io ce l'ho anche quello, soltanto che... anche lì, confezione non si sa dove è andata. Ora costa veramente tanto. Allora, proviamo a salire. Ah, cazzo, aspetta. Ora sono bloccato. Devo scendere per forza a Norfair, allora. Che palle. Non è possibile salire, proprio niente, zero. Vediamo, aspetta. Ops. Merda. Dai. Comunque fu incredibile quando scoprì su Fusion, il salto a muro. Non sapevo ci fosse. Devi farla bene. Perché sbaglio quel salto a muro ogni volta? Che palle. Guarda, preferisco impararlo da solo. Però ti ringrazio. Dai. Cioè, deve essere un'esperienza vanilla questa proprio. Porco il... Ah, Gesù, qua c'è la ricarica, no? Magari mi riguardo... lo so. Dove provo dal centro, però. Vediamo se trovo un ritmo. Porco il cazzo. Ma sa sempre sto cazzo di mezzo. Anzi, non proprio al centro. Mettiamoci tipo qua. Sì, lo so, lo so. Vediamo.
Sì, infatti, lo penso anch'io. Kochi wo miro. Grazie, hamster, grazie. Allora, col salto a muro. Beh, decisamente di qua. Sbaglio sempre qualcosa. Oh, ma perché se sempre quello sbaglio? Ci metto troppo tempo, forse. Dove cazzo devo saltare? Eh no, non capisco come devo saltare, scusatemi. Perché poi sbatto e torno indietro. Tocco il soffitto. Onestamente potrei andare a Norfair e prendere il l'Ice Beam e sti cazzi. Ho capito che devo arrivare lì, però non capisco come fare. Cioè, quanto in alto devo andare? Troppo. Troppo. Porca puttana. Ah. Forse era quello. Perché non mi fa il salto da qui? Non ho capito, ogni volta. Non arriva allo spigolo comunque. Vabbè ragazzi, vado a Norfair, dai. Non mi voglio rovinare per fare ste cose. Vado a Norfair e sti cazzi. Eh sì, lo so, lo so. No, e lasciami stare. Ma perché devo morire qua? Ma quanto cazzo è fatto male l'iframe, dai. Come faccio? Che fastidio. Ti tiene un sacco di tempo. Ok. Allora, torniamo giù. Oh. Ma attenti perché Norfair non è facilissima. Comunque io da piccolo non so voi, ma mi spulciavo i manuali di Metroid. Erano veramente belli. Porca puttana. Qua cosa c'è? Cerchiamo la mappa intanto. Io non lo conosco, Nevdi. Salviamo, sì. Tempo di prendere la manualità con sto gioco che divento bravo, anche qua. Oh oh. Qua cos'è? Speed Booster? Speed Sea Booster. Quindi quella stanza dobbiamo vederla dopo. Quindi ricordo cosa ci fosse. Togli anche questi, pizza. Ottimo. E qui abbiamo anche gli stivaletti per il salto. Aspetta, facciamolo scendere. 3, 2, 1. Era già sceso. Velocissimo questo. Prendiamo. Zosti è un pazzo. La settimana scorsa mi sono guardato il record della Eni Percent.
Aspetta, ancora c'è qualcos'altro. Fermi, eh. Non voglio perdermi nulla. Qui sotto. Oh, mo sì. Poi vado di qua. Ah, devo ammazzare il cazzillo. Aspetta. Let's go. Andiamoci a prendere l'ice bean. Qua si può andare? Sì. E dove si va? Mappa? So che si può fare, voglio provarci. Niente, basta, non sono capace. Super? No. Oh. No! Guarda che lo perdo. Lo sapevo. Powerbomb. Andiamo in una di queste stanze, dai. Prima di qua. Ah, questa stanza. Mamma mia che strat, ragazzi, l'ho fatto. Mi ricordavo quello di Jerpies. Opla. E qui dove si andava? No, che cazzo. Madonna, mi sbaglio sempre. Ok, lì c'è della lava, quindi lasciamo perdere. Qui c'è un altro salterino. Devo usare di più il charge beam, effettivamente. Andiamo di qua. Oh no. Questa stanza è bruttarella, eh. Andiamo lo stesso. Dai. Sono bellissimi quei cavallucci marini. Sembrano... Sì, ora li torno a prendere. Volevo evitare un attimo quella stanza. Ecco qua. Salva. Allora. Che palle Weaver, madonna. Ah, fermi, fermi. Lì si può andare sicuro. Dai. Non lo so, vediamo. Probabilmente farò una any percent abbastanza lunga con l'esplorazione. Sto andando. Oh, secret. Oh, al 100% ho finito Fusion e Samus Returns. Si può andare da qualche parte di qua? Sì. No? Aspetta. Devo risalire, no? Ok. Aspetta che se lo faccio in un certo modo si può fare. Qui dove si andava? Super. E dai.
Ok, vediamo queste stanze prima, poi andiamo sopra a destra. Deve essere vicino allo speed booster, tra l'altro. Sotto cosa c'è? Non lo voglio scoprire adesso. Quanto è bello il level design di Metroid, mamma mia. Ah, ok, siamo dall'altra parte, perfetto. Questa è la stanza dello Speed Chi Booster. Allora, prima di andare giù, vorrei andare su, così lo prendiamo. Dove cazzo devo andare? Quanto voglio la Spring Ball, mamma mia. Non puoi più tornare. Serio? Neanche di qua? Di qua secondo me si può. Ah, no, è vero. È vero. E allora andiamo giù. Mamma mia, che belle ambientazioni. What this? E qui? C'è niente, sicuro? Suspicious. Dai. E allora scendiamo di nuovo. Qui. Da qualche parte un oggetto c'è. Prima o poi lo becco. Cosa cazzo sono questi cosi di lava? Sono bellissimi. Bugia, stavo scherzando. Guarda, no, dove cazzo ero passato, dai. Sì, il grafico stupendo, è vero. Veramente bello. E tra l'altro lo sprite di SAX, detto anche Sex, so che è preso da questo qui praticamente. È letteralmente lo stesso sprite di quello che ho adesso. Il boss, cioè il nemico di Fusion in pratica. Oh oh. Attenzione, che provata. Qui si va sopra. Non mi sto perdendo qualcosa, non mi piace. Pieno di terremoti, eruzioni. Ah, attention. Allora no, aspetta. Su questi ci posso camminare, sì? O no? Vediamo. Sì. Ok, so dove sono. Più o meno. Quindi questa è la via per tornare, immagino. Vai, no! Che palle. Ok, sono tornato indietro, credo. Sì. Che belli quando camminano questi qui. Sembrano stupidissimi. Allora, prima di tornare indietro in alto a sinistra, torniamo indietro in alto a sinistra. Stanza troppo grande. Allora, qua ce ne sta un altro. Qui ce ne stanno due, mi pare. Quindi prendiamo questi. Uno solo? Non ne ricordavo due. Ah, ecco perché non stiamo. Dai, ce la puoi fare, Samus. Porco il demonio, questi super missili che li spreco. Eccolo l'altro, dov'era? Porca. Allora, siamo tornati. E a questo punto mi prendo lo speed booster, dai. Mi ha fatto tutto il giro. Si poteva andare anche senza fare il giro. Oplala. Bello, mi sta piacendo. Vabbè, non che avessi dubbi, effettivamente. Supers. Ho detto supers. No.
Uffa. Come cazzo entro, scusa? Ok, così. Ok, andiamo avanti. Questa la so. No, perché è caduto? Che cazzo fai? Non ho lasciato il tasto, perché cadi? Aspetto ora prima di entrare nella porta dello speed. Sì, sì, lo so, c'è un missile. Thanks. Me l'hai ricordato, bravo. Opla. 1, 2, 3, 4 e 5. Grazie, grazie. Ma perché non mi ricordo? Io sono troppo abituato con Fusion comunque, si vede. Si vede, faccio una fatica bestiale. Corriamo, corriamo. Ok. Sì, 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 mi ricordavo sta roba dalla speedrun. Andiamoci tutti super. Ok. E andiamo. Poi in alto a sinistra c'era un'altra porta verde, quindi apriamola. Se si può sempre, eh. Mannaggia che non ho messo il moonwalk. Ma sicuro che si può fare sta cosa. Ah, ammazzalo. Sì, sì, lo so, lo so. Sto provando, infatti. C'ero quasi arrivato, eh. Aspetta. Ah! Anche perché adesso vado molto più in alto. Opla là, eccolo. Pro player. Oh, piano, piano, piano. Rimani lì? Ok, ciccio. Ora. Lo sapevo che c'era un segretino da qualche parte. Sul primo Metroid era impossibile trovarle ste cose. Eppure qualcuna l'ho trovata. No. Bastardo. Eh no, non me ne frega un cazzo. Cos'è? Come funziona? Non l'ho mai capito. Cioè lo carichi, lo puoi attivare e disattivare, mi pare, ma non ho mai capito come funziona. No, mi ha ammazzato quello, dai. C'erano dei missili che non avevo assolutamente visto. Però adesso devo saltare. Ehi! Ok, abbiamo preso anche i missili, ottimo. Sì, sì, grazie, li ho visti per pura fortuna, sheer luck. Ok, andiamo. Adesso, mappa. Devo riscendere? Sì, devo andare a prendere il ghiaccio. Che mi fa male il ginocchio. Allora, quindi scendiamo di nuovo? Oddio, in realtà potremmo andare di qua, che forse conviene. Serve un'altra espansione. Quindi aspetta, lo vedo da qua. Adesso ha 21. Ah, praticamente quando ho l'energia al massimo e continuo a prendere energia, me lo ricarica, da quello che capisco. Giusto? Allora, andiamo di qua. Se riesco a fare questo, no. Arriva a 99, ok.
Quindi hai come se fosse un serbatoio in più di energia rispetto a quelli che c'hai già di tuo. Vabbè, secondo me ci posso arrivare da qua più tranquillamente. Quasi, aspetta, che si fa? Sì, immaginavo, grazie. Oppla! Scendiamo. No, volevo passare senza problemi. Andiamo di qua. Perfetto. Quindi ti evita, diciamo, la morte per un tot. Porca puttana, ho sbagliato l'ultimo. Ah, ok, posso tornare di qua praticamente. No, ma perché? Che palle. Di qui non si può andare, eh? Questi non li colpiamo. Sono blocchi caduta quelli? Vediamo, dai. Ritorniamo su. Di qui non si può andare. Oddio, si potrebbe, ma ci sta il serpentone nel muro. E allora torniamo su di qua. No, cerchiamo di farla questa roba perché è facile. Gesù. Ma quanto faccio cacare? Poi non si fa. Devo saltare su quattro robe, non ce la faccio. Madonna. Ancora, ma sono un cretino. E dai. Samus, Guarda, ti mando al Vaticano. Nessun drop. Allora. Ah, ma questi sono del tipo che se ci rimani sopra. Ma perché? Non lo so fare. Perché? Perché è tanto facile. La Metroid Community si vergognerebbe di me. Allora, mi sa che l'ultimo serve lo scatto. Ehi! Aspetta, deve tornare su. Ok. Allora, se cadevo là mi... Pronto, Samus, sbinnala. Aspetta, che faccio... Ehi! No. E beh. Allora cos'erano quei... Boh. Quegli scalini sotto. A cosa servivano? Bravo! Ho preso il raggio onda con un super missile. Sempre attento a sta roba io. Ora che prenderò le gigabombe sarà ancora meglio. Che bello. E qui? C'è nient'altro, che ogni tanto in queste stanze qualcosa lo trovi. Va bene, dai, torno indietro. Dobbiamo prendere il raggio gelo. Questa la sapevo. Ok. Vediamo un attimo la mappa. Devo scendere. Ehi, la miseria. Piano, piano. Dai però. Quanto ti fa male? Minchia. Ok,
Aspetta, che però non mi convinceva una cosa, un attimo. Qui c'è un buchetto nella mappa. Potrebbe darsi che ci sia un oggetto, no? Solitamente è così. Niente, dai. Aspettiamo di nuovo i cazzafà. E ho fatto speedrunner, guarda. No. Sto schiattando. Bravo, speedrunner del cazzo. Campione del manga. Qua non mi faccio male, mi pare. E invece sì! Dove sto andando? Ma questi li posso ammazzare o no? No? Come sono arrivato di qua? Scusatemi, non mi ricordo. Ah, aspetta, forse... Dietro un altro di questi. Leva sti supermissili. Come sono arrivato? Dal muro di sinistra, ma non ricordo da dove. No. Non ricordo. Ah, aspetta. È qui sopra. Dove cazzo è? Possibile che non mi ricordi? No. Mo schiatto per sti cosi. Non ricordo da dove sia arrivato, onestamente. Attenzione. No. Non ci sta nulla. Ma ricordo di essere arrivato di qua. E ora devo stare attento a risalire. Ok, devo recuperare un po' di energia, sto messo malissimo. Quindi attenti qua. Si schiatta subito. Se non avessi fatto lo splendido. C'ho 8, fermi. Vabbè, qualcosa nel reserve tank ci sta, ma è pochissimo. Quanto c'ho? 24, perfetto. Quindi starei comunque nella merda. Whoop whoop in chat, ragazzi. No. E dammi qualcosa. Ma vaffanculo. Whoop whoop in chat. Basta. Basta, su. Allora, salvataggio sta di lì. Allora, devo tornare tutto a sinistra a questo punto. Madonna, quanto faccio cacare. Quantunque, che cosa vuoi? No. Dai, che sto recuperando un pochino di energy. Di qua. Allora, salvo. Perché qualcosa l'ho fatta. Adesso si corre. A volte non mi prende l'input qua, eh. Posso farti così però a te, guarda. Se no mi rompi i coglioni. Pure a te. Eh no! Non vi permette. Oh! Ma porca puttana, oh!
Cioè, devo stare attento a questi che mi sparano da fuori lo schermo. Ah! Brucia il culetto. Ehi! No! Prendi, prendi. Dai. Basta andare nella lava. Non c'ho la tuta alare. Sto cercando di capire il pattern. Ok. Ma vaffanculo, tu e la lava. Ah, passa attraverso i muri, perfetto. Quindi posso ammazzarli anche da fuori. Qui sotto non ci sono andato, ma è tutta lava. Samus avrà voglia di farci una bella nuotata, ma non io. Un po' di energia mi servirebbe. Prima me ne hai dati 700 di pallini in rosa. Mappa. Ancora a sinistra, poi devo scendere. Ah, è vero. Dove? Qui sotto? In questa stanza, dici? No, 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 no! Mi ha scammato. Allora lo facciamo dopo, dai. Ricordami. Tanto mi ricordo la stanza. Ho 46 più 24. No! Iii! Ragazzi, si è attivato il tank, mi sa. Cazzo. Non voglio rischiare. Voglio prendere almeno un po' più di energia prima. Prendi. Ok. Se ho un po' più di energia lo prendo volentieri. Ok. Non c'è una ricarica per sti cazzi. Dov'è la ricarica? Quella in fondo a destra? Tanto è vicino comunque qui, vedi? Please, ricarica. No, era un salvataggio. Allora salviamo. Ah, lì c'era... Aspetta, quindi lì possiamo aprire... Vabbè, non ci serve perché è semplicemente uno shortcut. Qui cosa c'era? La ricarica? No. Adesso... Devo scendere di qua. Mi sa che si poteva, infatti, anche col raggio. Andava bene. Ah, non posso. So che c'è il modo di farlo, ma... Non sono capace. Allora, facciamo così. Devo riscendere lì al centro, quindi ho sbagliato proprio io. Quindi torniamo. Prendiamo lo shortcut, guarda, perché tanto conviene. Ah, ma voglio dire prima qua, che non ci sono entrato. Tanto sarà un potenziale. Ah, so cos'è. Ah, è qui, mi sa, il... Raggio J! Beh, che è sta... Sta confidenza? Non si fanno sti trucchetti. Oh, cazzo. Lo sapevo fare una volta.
Senti, allora facciamo così, andiamo di qua. Si può andare giù? Yes. Di qua. Eccolo, finalmente. Ice cream in chat, vai. Ice cream. Ah, questo è il suono che mi piace. Niente, pure qua. Però adesso sono curioso di vedere quella porta cosa... Madonna, si rompe tutto. Non nel senso che devi gridare, proprio nel senso di gelato. No. No. Oh. Ma porco il... Ma seriamente? È bravo Simone. Oh, dai. Cazzo. Ma io sto morendo ancora, ma... Ah, era un trucco per uscire, quindi... Ok. E qui sotto? Powerbomb, ho visto. Sì, va bene, dai. Allora. No. Abbiamo detto, devo tornare a destra, scendere lì. Ok, mi ricordo. Però io prima voglio farmare un pochettino per riprendermi. Quindi perdonatemi se lo faccio. Tolgo un attimo. Dove sta? Questo. Dai, devo farmare un pochettino. Se no non ne usciamo. Così prendiamo anche i missili. Però anche un po' di più, Cristo. Dai, fammi il piacere. Per chi l'ha giocato, vi ricordate il vostro clear time? Il primo? Guarda, farmo un altro pochino, poi vado avanti, perché non c'è bisogno di fare fino alla fine. Va bene, rimetto. Addirittura. Io non ero ancora nato, quindi... O meglio, questa è la prima volta che effettivamente ci gioco in modo serio. Ah, aspetta. Bello. Così siamo di nuovo lì, giusto? E poi vado a vedere cosa c'è qui sotto e torno indietro per i missili. Vero. Allora, ero sceso di qua, giusto? Giù e poi destra, ok. Cosa c'era qui? Oh, si possono congelare le colonne di lava? Figo.
Nice, veramente comodo. Ah, attenzione. Dove sono adesso? Ok, adesso sta andando di qua, non va bene. Devo scendere di qua. Ok, so dove sono adesso. Qui c'è ingresso per Ridley. Però per farlo bisogna essere pazzi. E quindi non è qua che devo andare. A questo punto io suppongo che dobbiamo tornare su. Perché qua ho esplorato tutto. E non è qui che devo andare. No. Ok. Dai. Uff. Ma perché non riesco a fare le cose oggi? Salta. Quindi si torna su e si va verso lidi inesplorati, no? Quindi devo andare tutto a sinistra, perfetto. Ah, fammi vedere cosa c'è qua un attimo e prendiamo i missili che ci hanno detto prima. Lava. Attenzione. Oh, col cazzo. Ah, però guarda, è buono per farmare qua. Ottimo per farmare qui. Che non lo so. Oh, attenzione. Oh, cazzo. Mi inseguono, no, no? Attenzione, ho trovato una via. The Secrets. Oh. Nice. Potenziamento. Guarda, ci proverei pure. Sono un coglione perché adesso se non riesco a tornare indietro. Infatti, torniamo, 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 torniamo. No, 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 lasciami stare! Ci ho provato, ragazzi, ci ho provato. Speravo. Sì, ci ho sperato. Qua c'è. Ci vuole il. I 10 bit You Died. Dai, torno subito tanto. Allora. Sì, immaginavo. Pensavo fosse più corto. Allora. Farmiamo. E andiamo. Secondo me mi sto prendendo un sacco di stanze segrete comunque. Allora, andiamo sempre di qua. E mi sblocco giusto la stanza così me la ricordo. Ok, adesso si torna indietro. Poi ho visto che ci sta la roba sul soffitto per il grapple beam. Ah, rimangono ghiacciati, ok. Andiamo. Oh, attenzione.
Cos'altro c'è? Voglio esplorare tutte le stanze. Oh, vedi? Aspetta, è per caso Crocomire? Credo sia Crocomire questo. C'è anche il salvataggio. Vediamo se troviamo qualche cosa di interessante. Aspetta. E dai, bastardo. Tanto dovevo andare qua io, quindi non lo so perché. No, no, no. Ottimo. Guarda lì, c'è un missile. E come cazzo ti prendo? Come faccio a prendere quello? Non posso da qui. Mi sa che non posso. Oddio, se corro forse ce la faccio, ma non credo. Aspetta, voglio provare una cosa. Faccio di qua. Credo sia abbastanza. No. C'è uno strat per prendere lo speed booster. Con tre tap del tasto. Non lo so fare. No, probabilmente anche con lo stat che dico io. Però non sono in grado, non sono capace. Eh sì, il fast... Niente, dai, aspetta, risalvo. È un glitch, serio? Pensavo fosse una roba tipo nascosta, segreta. Pensavo fosse una roba nascosta. E dai, cazzo. Oh. Allora, scendiamo da Crocomire, che credo sia lui a sto punto. Ehi, ehi! Apri la bocca. Dai, ti sparo due di questi. Ah! Apri. Va bene. Veloce. E so che c'è un energy tank a destra. Che palle. Che bellino Crocomire. Ah. Non mi fai paura. Sì, sì. Guarda, ci provo. Perché fa più danno, immagino. Dai. Devo andare molto in alto. Dai, cazzo. Oh. Aspetta. Secondo me devo disattivare questo. Sì, io so che c'è un altro glitch con... con l'X-Ray. Comunque si sta sciogliendo, eh.
Dai, usano troppo di missili. Sta morendo? Sì, immagino. Dai, su. Devo spingerlo? Devo farmi indietreggiare nella lava, praticamente. Dai. Ma mi prendo danno. Che palle. Dai, oh. Sto crepando io, guarda, eh. Ma vaffanculo, non mi sta droppando niente. Dai, quanto dura. Cioè lui indietreggia ogni volta che lo colpisco, praticamente. Ok. Dai, quasi fatta. Ah. No, 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 no. No, non adesso, non voglio morire ora. No. Dai. Dai. Oh, finalmente. Grazie, grazie. So che torna, tra l'altro. Però poi rimangono solo le ossa. Dove devo andare? Eccoli qua. Che bellino. Adesso posso fare una cosa. È a destra, vero? Qui che cosa c'è? Sì, sì. Sì, a destra. Allora facciamo così. No. No, sbagliato. Perché? Aspetta, devo capire come funziona. Dai. Beh, ah, aspetta, ho capito, aspetta, ho capito. So come farlo. Esatto. E mo? Mo c'è tutta lava, come faccio? Il grapple beam mica ce l'ho. Ce la faccio? Ok, sì, ce la faccio, dai. Voglio farlo. Vabbè, dai. Let's go. Anche Crocomar è andato. Ora. Anzi, aspetta, salviamo a sto punto, no? Così non lo devo rifare se muoio.
salviamo. E rimetto il raggio gelo. Anzi, rimetto prima il raggio, visto che non ha salvato. E salviamo. Che ore sono? Cazzo, già mezzanotte, mi sto divertendo. Vado avanti un'altra mezz'ora. Poi stacco perché domani ho lezione. Ok. Se avete consigli da darmi sono ben accetti. Ehi! A parte non fare il coglione e non morire, che già lo so, purtroppo non posso farci niente. Ok, lui non si può congelare. Ehi! No, eh. Che per farmare. Poi che cosa c'è? No, in generale, se vedete che gioco di merda. Ok, c'era una stanza di salvataggio. Nice. Controllo che non si sa mai. Allora, aspetta che ammazzo questi. Ah, occhio. Se riuscissi a risalire... No, non ci arrivo. Dai. Non ci arrivo. Oddio, aspetta, però effettivamente sono un cretino. Si può fare. Aspetta, guarda che si può fare. Se lo azzecco giusto... Ah, no, aspetta, devo arrivare qua. Allora niente, mi sa. Oddio, forse sì, aspetta, apriamo la porta. Devo capire quanto dura lo speed booster. No, devo tenere più schiacciato. Partiamo da dopo la porta. Che palle. Sono caduto. Partiamo da qua. Non cadere, madonna. Sì. Non è infinito, vedi? Comunque si scarica dopo poco, quindi devo fare veloce. No, che palle. Basta stare nella lava. Guarda che schiatto. No! Sono morto. Sali! No, allora io la mia idea è... Aspetta, devo stare attentissimo. La mia idea è arrivare a questa porta e qui usare lo speed booster per andare a sinistra. Scendo a farmare un attimo. Oddio, effettivamente posso usarlo qua in questa stanza, credo. Non c'è spazio. Infatti... Eh no, ci stanno questi qui, aspetta. Se vado di qua... Non so se sia sufficiente. Ma non credo. No. Sì, e devo capire un attimo come fare, perché qui c'è un salto. Quindi dovrei fare tipo questo salto velocissimo. Aspetta. Faccio così.
Mannaggia, che cado se non cado lo riesco a fare. Parto da più indietro. No, mi serve ancora. Ah, che palle. Devo andare più indietro, mi sa. Aspetta. Eh no, perché ora ti spiego. Dai, che l'ho fatto. Bellissimo. C'era un blocchetto che mi impediva di farlo. Yes. Yes. Ragazzi, power boobs in chat. Che bello, finalmente. Vedi quando riesco a fare le cose che dico io, quanto mi sento figo? Mi fate una clip? Non c'è niente? Siamo sicuri? Mamma mia, quanto mi sento soddisfatto quando riesco a fare queste cose. Quindi adesso rifarmiamo un attimo, così salvo. Veniamo un pochino avanti, poi basta. Un altro quarto d'ora massimo. Poi prossima live. O mercoledì o giovedì, vediamo un pochino come va la settimana. Giù. Madonna, quanto mi sento soddisfatto dopo sta cosa, non potete capire. Esecuzione perfetta. Ci provo. Niente, dai. Andiamo a prenderci i Zuber Mizzili. No. Altri due, please. Ok. Oh no! Troppo lungo per non esserci niente. Mi pare strano, eh. Allora, vediamo un attimo cosa c'è. Prima di andare giù, aprirei quella porta. C'è un potenziamento. No, ma perché ogni volta? Ok, nient'altro? Pare di no. Eh no. Basta, fai bene i salti. Samos. No. Aspetta che farmo un pochettino. E adesso devo scendere. Guarda quanto mi sta piacendo esplorare Norfair. Giù. Via. Però sto scendendo troppo, non vorrei arrivare all'Over Norfair. Allora, prima di andare lì. Immaginavo. Anche questi sono distruttibili, quindi da qualche parte qui si corre. Attenzione. Niente. Strano. Però andiamo e vediamo cosa c'è da quella parte. Ah, ho visto un nemico.
Dai, salta sti cazzo di muri. No, non ero nemico. Ok, allora andiamo di qua. Perfetto, guarda. Oh. E questo tocca farlo a me, mi sa, no? Oh, va bene, Lucent, grazie mille. Buonanotte. Ci vediamo presto. Ehi. Grazie per essere passato. E come ci arrivo lì sopra? Bella domanda. Così non ci si arriva. Deve fare i bomb jump. Ehi, non si fa. Dal soffitto non ci si arriva. E dai. Quindi mi sa che per adesso qui non ci posso andare. Meno che in qualche modo io non riesca ad attivare una Shine Spark qui, ma è troppo corto. Troppo corto. Anche questi sono distruttibili. Oh, allora sì che lo posso fare. No, voglio farla per così. Aspetta, eh. No. Ah, devo solo saltare, dici? Volevo fare la Shine Spark proprio. Grazie mille. E lì che cosa c'è? Che loro proteggono? Boh. Grapple? Wow. È attivo? Mi sa che è sempre attivo, non lo so. Ah no, lo devo attivare io, sta lì sopra. Ok, quindi se io faccio 1, 2, 3, 4 e sparo. No! Devo tenere schiacciato. Aspetta, aspetta, voglio vedere. Devo tenere schiacciato, quindi. Ok. E come livello di mortalità quanto è forte questo raggio? Qualcosa qui sotto? Ok. Sì, infatti. Vedere se c'è qualcosa. Sì, beh, ovvio. Magari sarà forte solo contro i nemici base. E dai, li ho presi tutti. Dai, fallo sto salto. Perché non salta? Allora aspetta, facciamo 1, 2, 3, 4. E lei, vai. Lo trovo a mente. Mamma mia, se... No, che cazzo faccio? Oddio, in teoria ho bisogno di farmare, quindi facciamolo. Ok, usiamo il grappling. Che fatica. Anche qui immagino. Cosa c'è lì sotto però? Ah, lo sapevo.
No, non si fa. Possibile che in quest'area non ci sia mai un buco, un passaggio? È vero che adesso ho le gigabombe, ma non voglio sprecarle tutte. E giù. Ah, cazzo. Devo fare così per forza. Uffa, non me lo prende. Allora devo saltare da qui, dai. Devo tenere schiacciato. Mi devo abituare alla meccanica. Aspetta. Stavo morendo. E qui usiamo questo. E via. Salgo. Allora, a questo punto salvo e stacco, perché dai, è tardino. Però mi sono divertito veramente un sacco. In settimana lo riporto sicuramente. Ok, mi salvo anche lo stato, un attimo solo. Save game position, numero 1. Vediamo un attimo. Ok, no, tutto a posto, perfetto. Dunque, ragazzi, come inizio non c'è male, devo dire. Ho fatto cacare parecchio. Sono morto una sola volta nella lava, mi pare, se non mi ricordo male, perché ho cercato di prendere una roba che stava troppo lontano e ho fallito miseramente. Quindi non lo so, ditemi voi se sta andando bene, sta andando male. Io credo che stia andando abbastanza bene, effettivamente. Adesso con le gigabombe riusciremo anche ad esplorare un po' meglio le zone, a trovare passaggi segreti, quindi diventerà ancora più interessante. Onestamente per la 100% ci potrei pensare, però non lo so, forse è troppo lunga da fare, visto che non la conosco. Magari per conto mio me lo rigiocherò e farò una 100%, ma farò una buona esplorazione in generale, perché mi piacciono i giochi Metroid in generale e i Metroidvania, perché ti spingono a esplorare, soprattutto quando sono fatti bene come questo. E niente, io ringrazio tutti quelli che si sono collegati stasera, ringrazio Hamster che ci ha seguiti, e ti invito ovviamente poi a restare con noi, perché c'è altra roba sul canale, dove addirittura puoi interagire la chat. Sì, Hollow Knight l'ho giocato, l'ho finito, non al 112%, sto tipo al 108-107%, mi mancano due cazzate, ma non ho mai voglia di farle. E devo dirti che è un ottimo Metroidvania, ed è a livello dei Metroid, è veramente a livello dei Metroid. Fidati, se non so dove sei arrivato adesso, ma è uno di quei giochi che merita. Ah, stai al 112, perfetto, perfetto. Allora, quando uscirà Silksong dovrei già avere, ma credo proprio di sì, la... minchia, Phantion. Auguri, auguri. A me mancano quelle tipo ultime cose che non ho davvero mai voglia di fare. Anche perché lo lascio il gioco, mi devo rimettere ogni volta e è un po' pesante. E dicevo, ora che c'è Silksong me lo prendo e lo gioco in live, assolutamente. Silksong si gioca in live, perché Hollow Knight mi è piaciuto veramente tanto, veramente tanto. E lo dico con addosso anche l'esperienza di Axiom Verge, che è carino, ma onestamente l'ho trovato un po' forzato sotto alcuni punti di vista, insomma. Può piacere ad alcuni come non può non piacere, però alcune robe le ho trovate un po' forzate. E in generale, non lo so, non mi ha soddisfatto appieno. Senti, da come è uscito Hollow Knight, io credo che sia difficile sbagliare per come fanno i giochi loro. Si vede che ci mettono veramente molta attenzione.
Confido veramente che Silksong sarà un gran gioco. Quindi aspettiamo, dovremmo avere notizie a breve, perché comunque lo sviluppo credo sia o ultimato o quasi, quindi stiamo lì lì per avere il gioco. Assolutamente Hollow Knight è un capolavoro, 100%, uno dei migliori giochi che io abbia mai giocato. Quindi sicuro sicuro che anche Silksong sarà tanta roba, perché comunque Hollow Knight, non so se hai visto, ma hanno lasciato fuori parecchio contenuto perché l'hanno dovuto scartare all'ultimo, perché o non erano super convinti o il gioco diventava troppo lungo. Quindi già soltanto questo fa vedere che la creatività c'è, la fantasia c'è, la voglia di fare qualcosa di buono c'è, e quindi Silksong sarà veramente un grosso gioco. Talmente che mi è piaciuto che ho preso la Limited. Io ci ho pensato a prendere l'edizione fisica per la Switch, volevo quella tipo da 100 euro, ma non avevo i soldi, onestamente. Buon per te comunque, hai fatto un ottimo acquisto, bravissimo. Dicevo, ho giocato anche Axiom Verge, ma non l'ho gradito tantissimo, anche se l'ho finito non so se 100%, comunque stavo molto vicino a quelle percentuali. Assolutamente, guarda, non me ne sarei pentito nemmeno io. E ho giocato anche Blasphemous, sono arrivato al 70% circa del gioco. E l'ho un po' abbandonato perché mi ero un po' rotto il cazzo in generale. È bello Blasphemous, però ero arrivato in un periodo in cui non avevo neanche tanto tempo di giocarlo, mi è passata anche un po' la voglia, quindi l'ho abbandonato. Magari in futuro potrei pensare di portarlo, però vediamo. Adesso voglio concentrarmi su questo. Finiremo Dark Souls 3 con Crowd Control, che come vi accennavo prima è la mod che vi consente di interagire direttamente dalla chat gratuitamente e rompermi il cazzo mentre gioco. Quindi prossimo live probabilmente Dark Souls, perché siamo verso la fine. E poi ho anche altri giochi in mente, tra cui Ori, che anche quello è un ottimo Metroidvania da quello che mi dicono, non l'ho mai giocato. E potrei fare Ori 1 e 2, quindi attenzione. Potrei portare altri speedrun di Fusion. Chi è? Chi è? Ah, non ti leggo, aspetta, devo vedere da qui. Dove Gazzo sta? Analitica. Community. Aspetta un secondo, eh. Non mi ricordo dove si vedono. Attività. No, elenco follower. Gypsy King 900, grazie mille. Non avevo letto bene di qua, perdonami. Comunque, niente, ragazzi, siete tutti invitati. Mercoledì o giovedì alla prossima live facciamo Dark Souls e poi nel fine settimana riprendo sicuramente Super Metroid. Ok? Così lo portiamo avanti un pochettino perché adesso inizia il juicy content, quindi mi raccomando, vi aspetto. Anche altri giochi, poi se avete roba da suggerire ovviamente ce lo potete dire tranquillamente. Tra gli altri giochi, a parte Ori, ops, a parte Ori, avevo in mente anche roba tipo, ora vi dico, c'ho Hitman che vorrei giocare e vorrei recuperare giochi del tipo Pokémon Smeraldo e Zelda Ocarina of Time, perché sono grossi titoli che mi mancano. Ciao Hamster, alla prossima, grazie per esserti collegato, grazie per il follow. Io adesso vedo se c'è qualcuno che sta streamando. Così passiamo la palla. Beh, allora c'è Scotty che si sta riguardando la sua roba, quindi andiamo di nuovo da Scotty. Perfetto. Quando mi arriva lo Shadowcast per streamare della Switch, riporterò Breath of the Wild, mi faccio un altro run. Quindi quando avrò la Switch in mano, mi raccomando, perché si faranno un sacco di giochi. E adesso, ragazzi, faccio un bel raid a Scotty, che se non lo sapete è uno dei migliori giocatori di Metroid al mondo, almeno per quanto riguarda le speedrun. E gli scriviamo Dottor Scotty in chat. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Vi ringrazio e buonanotte. Ci vediamo mercoledì o giovedì. Seguiteci perché tanto sempre allo stesso orario streamiamo, 21:30, 22 iniziamo. Vi ringrazio ancora. Andiamo tutti da Scotty. Peace.